delle nuove maglie Legea per la stagione 2021-2022. Ringrazio il main sponsor Cantine Pirovano per l'ospitalità e anche ovviamente lo sponsor tecnico Legea. E do la parola al presidente onorario Battanza. Cosa posso dire? Sono felicissimo di essere qui in questa società perché ormai circa 20 anni che è con noi. Potete vedere tutti, non avranno tempo da farvi vedere lo stabilimento se non ci vuole 2 giornate. Ci arrivano in tutte le parti. Noi siamo felicissimi, il grande Enzo che ha preso la mansione del papà Fausto, dello zio Fausto, e ormai diciamo che non sono 20 anni, ne mancano pochi. E questa è una grande cosa, ragazzi. Mi sembra che dopo la bambina è arrivato lui, erano 16-17 anni. In modo devo dire grazie di cuore a questa società perché è sempre stata con noi in qualsiasi momento e devo dire grazie che è difficile trovare delle società così come questa una grossa azienda. Non vi dico il vino che manda per tutto il mondo perché sennò vi spaventate. Un complesso penso uno dei più forti d'Italia questo, no? Devo dire grazie a Enzo, grazie alle figlie, grazie alla moglie, grazie a tutti e poi anche l'IGEA, perché l'IGEA, ti chiami IGEA? Cos'è l'IGEA? Io vado IGEA la vittima, ormai di tanto che dovevo i soldi, adesso purtroppo non posso più andare. IGEA perché ha fatto tanto, ci segue molto, ci tratta male, però ci segue molto. Scherzi a parte, da quando abbiamo presi questi signori di Viale Turati, in fondo di Viale Turati, loro fanno parte della parte sinistra, non la destra, l'abbiamo preso perché è solo a sinistra. Ma di modo chi ha le orecchie di te ne intenda. Sono molto bravi, devo dire molto bravi. I figli, specialmente, hanno preso tanto dalla mamma e io devo stringere. Adesso devo stringere. Devo ringraziare. Queste grandissime che siete, mi fa molto piacere che siete qui con noi. Grazie. Che papà non c'è perché è impegnato. Grazie di tutto. Spero che il mio presidente Di Nunno rimanga molto con noi. Sappiamo che il calcio Lecco Di Nunno ha già fatto tanto e i lecchesi si devono rendere conto che Lecco è dalla città di Lecco. Se lo gestiscono i fuori, in certo qual modo si stancano. Mi auguro che il signor Di Nunno, mio presidente, il mio capo, vada avanti parecchio. Perché per il momento, ma però mio povero papà mi diceva sempre che le vie del Signore sono infinite. Mi auguro che adesso le vie del Signore non corrono perché povero Di Nunno sarà quello che sarà, griderà, però sempre a fine dell'anno ha sempre messo a posto tutto. E sai, io ho tribolato molto per portarlo a Lecco perché l'ha portato a Lecco il sottoscritto, per chi non lo sa. L'ho portato io a Lecco, il signor Paolo Di Nunno. E mi dispiacerebbe perdere. Grazie, scusate. Diamo la parola al direttore generale Maiolo. Buongiorno a tutti, volevo intanto ringraziare il presidente Di Nunno, la famiglia Di Nunno che ci ha dato questa opportunità per quest'anno, anche se mi ripeto è un'annata un po' dura per tutti, però ce l'abbiamo fatta, quindi vorrei ringraziare il nostro giovane presidente, Cristian Di Nunno, che sapete benissimo chi è, l'amministratore delegato, Gino, il vicepresidente, e poi ovviamente il nostro sponsor che voi conoscete benissimo, che è il signor Pirovano, che anni e anni che ci supporta e ci sopporta. Abbiamo la Legea, abbiamo Mattia qui alla mia destra, che anche lui ci dà un grande contributo, a prescindere poi dalle maglie che quest'anno vestiranno fino alla, mi pare, la squadra donne, no? Quindi l'under 15 al 17, e quindi un grande grazie a loro. Abbiamo la linea Lecco, che è giusto ricordare, che io il direttore sportivo fino a dove fa eravamo insieme al dottor Cappello e al Frigerio, al dottor Frigerio, di cui ci hanno appena confermato che ci davano il pullman a metà prezzo, che ci davano qualcosa per poter andare avanti senza fare cifre che è inutile. Quindi io vorrei ringraziare veramente queste persone perché con il loro aiuto noi riusciamo, credo, quest'anno a completare l'annata. Chiaro che il presidente poi Cristian Di Nunno ci metterà il resto e in ultimo finisco, credo che il grande e valoroso Angelo Battanza,
che sembra un giovanotto ventennale, dove gira l'Ecco giorno e notte per cercare di darci una mano, quindi non vado nei dettagli, però lui si sta impegnando ancora una volta, infatti se lo guardate sembra un 25enne, 30 dai. Quindi auguri a tutti, grazie a tutti, speriamo un'annata positiva. Mi sono dimenticato una cosa, chiedo scusa, ho citato il sponsor maggiore, però alle mie spalle e al mio viso gira una trentina di signori che aiutano ancora nella canzone. Non voglio dare il nome, però ci sono. Purtroppo il Lecco non è di Nuno, il Lecco è di Nuno, prima lo gestisce di Nuno. Ma se di Nuno si stanca, dobbiamo pensare a noi cittadini di Lecco, che è Lecco e dalla città di Lecco. Mi auguro che chi ha orecchie di intenti che possono fare per tirare fuori i 20-30 mila euro e come andare a mangiare gelato piazza 20 settembre, mi auguro che qualcuno si svegli, insomma. Perché non te la vedo con di Nuno che parla male, di Nuno parla male. Di Nuno è venuto a Lecco e pensava di avere un contributo di più, e qui mi dispiace tanto, però il sottoscritto gira giorno e notte. Da ieri mattina a un quarto d'ora però non vogliono comparire. Signori, io me l'ho fatto, come ha citato, non mi ha detto. Spero che qualcuno, sai, di uno è come Battazza, e di uno nel giorno si stanca. E noi dalla città di Lecco dobbiamo prepararci. Cari giornalisti che parlate male di me, più vi sponsorizzo, eh? Non mi dica bene, quest'anno vi taglio, cosa si dice, le palline. Signori, questo va al mio amico qui di fronte, chiedo scusa che ho preso ancora la parola. In ogni modo di Nuno deve rimanere con noi, almeno spero, fino a quando compio, cioè se ne ho 28, almeno 36. Eh? Io di Nuno penso che rimanga, penso. Diamo adesso la parola a Mattia Madaluno di Leggea, Nando Lecco. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto, quest'anno scadeva il contratto di sponsorizzazione tecnica, ma devo dire la verità, non abbiamo neanche avuto bisogno di contrattazione o metterci a ragionare. È un'evoluzione che è andata avanti naturalmente da quando ci conosciamo con la proprietà, con il proprietario Battazza, con il direttore Maiolo, ed è venuta veramente spontanea. È stata fatta una richiesta dalla proprietà se potevamo dare una mano, volentieri l'abbiamo data, perché penso che una squadra di calcio, oltre alla prima squadra, sia un bel settore giovanile, un bel vivaio, quello che ha costruito l'attuale proprietà da quando si è insediata Lecco. E continua ad aumentare anno dopo anno, è giusto dare una mano, perché in questo periodo i problemi che magari hanno potuto avere i ragazzi, i giovani, ecco, dare comunque un supporto a società sportive, chi promuove lo sport e rende impegnati i ragazzi anche nel momento dell'adolescenza, che può essere uno dei più difficili, penso che vanno solamente aiutati. Per cui il nostro ringraziamento è a tutti, dalla società, dalla proprietà, al magazziniere, e speriamo che la proprietà vuole toglierci grandi soddisfazioni insieme. Ci auguriamo tutti. Ecco, grazie. Adesso facciamo entrare le nuove maglie Leggea 2021-2022. Prego. Grazie, buon magari. Potete girare, non è che state là. Sì, vuoi fare sulle maglie di Mattia. Sostanzialmente le maglie di
quest'anno abbiamo voluto, insieme alla proprietà, andare un piccolo restyling dal ultimo maglia prodotto della nostra gestione. Abbiamo voluto proporre questo effetto sfumato che si riproduce sia sulla prima che sulla seconda maglia, dove le righe, lo stacco di celeste parte netto e poi piano piano va a sfumare su uno sfondo blu. È un bello stacco, la normale a noi ci è piaciuto, la proprietà è piaciuto, e penso che siano davvero delle maglie allora eleganti, ma comunque innovative per l'anno che siamo, per il 2021. La terza si caratterizza dal bandone, la banda blu celeste che c'è nel logo societario, è stata riprodotta identicamente, due bande blu, una celeste in mezzo alla maglia, la dedichiamo come terza maglia, e il portiere è una delle quattro, se non sbaglio, giusto portiere? Una delle quattro maglie che ha il portiere, quella arancione e nero insieme a altri colori. L'altra novità, che forse il primo anno che lo proponiamo, sono nome e numero colore oro sulla prima maglia, che ha uno stacco netto, si vede bene sia dagli spalti o comunque anche nel caso di trasmissione su piattaforme in streaming, ed è secondo me un bel appostamento domani. Perfetto, introduco brevemente appunto i ragazzi. Marco Pissardo, il nostro portiere, lo conoscete già tutti. La novità è che adesso è Aleco a titolo definitivo, quindi sarà il nostro portiere. E poi c'è Matteo Battistini, anche lui ha acquistato a titolo definitivo, difensore centrale, classe 1994, molto esperto e affidabile. Poi abbiamo Patrick Enrici, con la maglia bianca, anche lui preso a titolo definitivo, difensore centrale, mancino, classe 2001, giovane di grande prospettiva, cresciuto nel Torino. Poi c'è Nicolo Abuso con la prima maglia, titolo definitivo, attaccante classe 2000, e viene dalla Serie D, dove si è fatto notare con 16 gol e 8 assist nell'ultima stagione, al Sestri, davanti. Poi dietro, se riuscite a... ok. Abbiamo anche Erald Latti, centrocampista classe 2000, cresciuto nella Fiorentina Primavera, è stato anche capitano della Fiorentina Primavera. Poi abbiamo Antonio Reda, attaccante centrale classe 2002, cresciuto nell'Atalanta e nel Sassuolo. E poi abbiamo Leonardo Bia, un esterno classe 2002, cresciuto nella Cremonese, anche esordito in Serie B. E poi menzioniamo anche Tomi Petrovic, l'attaccante classe 99 croato, che non ha potuto essere qui. Iniziamo allora con le domande. Marcello Villani, Lecco FM, la provincia, se sarete pronto. Sì, volevo chiedere a Maiolo appunto quali sono gli obiettivi di stagione. Insomma. Gli obiettivi di stagione sicuramente non sono quelli da bivacchiare, sì, o partendo credendo che vogliamo giocare alla terza categoria. Questo l'abbiamo già detto, credo che i nostri giocatori, la storia la conoscete meglio di me, non credo che siano giocatori che sono venuti tanto per fare la terza categoria. Puntiamo in alto, cosa vuol dire? Io l'ho già spiegato negli altri anni. So che qualcuno mi vuole far sentire dire la Serie B, non è così, o meglio, è così, ma noi in questo momento dobbiamo pensare prima a giocare. Poi vediamo chi siamo sul campo. Devo anche dire che non abbiamo menzionato il mister Zironelli, che secondo me è un grande allenatore. Io in un mese e mezzo, insieme al direttore sportivo, ci siamo stati insieme tante volte e lui giudico prima come uomo, secondo me è una persona sincera, corretta, umile. Al contrario, sul campo l'ho visto un po' tosto, come si dice in gergo calcistico, cambia personalità, e questo ci ha fatto pensare che secondo noi è un bravo allenatore. Quindi partiamo, vediamo dove arriviamo, ci sono tanti ragazzi nuovi, quindi è chiaro che ci vuole l'amalgama, ci vuole un pochettino di tempo, ma sicuramente non siamo il Lecco che si deve sacrificare a nessuno. Chiaro che giochiamo per vincere, questo è il motto del Lecco, e poi vedremo un po' il campo cosa ci dice, perché
poi voi sapete meglio di me che il campo è quello che dice la verità. Noi società fidiamo molto in loro, ce l'avete qua presente, manca qualcuno, come diceva prima Filippo, Petrovic piuttosto che, ma siamo convinti di aver vestito una buonissima squadra. Perfetto, Matteo Bonacina, Recco Channel News. Sì, com'è stata l'ultima settimana del patron, mi verrebbe da chiedere, insomma c'è stato un po' di trambusto tra virgolette, abbiamo visto due partenze, tanti arrivi, quindi com'è lo stato? Io direi buono, non dico ottimo perché magari dico buono, c'è il problema di partire o di arrivare, mi pare che è normale, questo è il periodo in cui si fa mercato, lo sapete meglio di me, quindi se poi vi riferite a Cauz, era già stato col direttore sportivo stabilito che si poteva cercare di darlo a qualche società dove lui tra parentesi è andato contentissimo, ma posso farvi dire se poi volete al direttore sportivo tante altre cose, e mi pare che abbiamo compensato benissimo con altri giocatori che secondo noi, se non dico più forte perché non voglio esagerare, ma sicuramente pare a causa. Quindi il padrone, come mi dici te, ultimamente era un po' agitato, ma sicuramente non certo per i giocatori, non certo per me o per altri personaggi che girano intorno all'Ecco, ma semplicemente l'ha detto il presidente. Si è ritrovato per il quinto anno, come voi sapete io sono 45 anni, si è ritrovato ancora con chi si credeva di poterci dare una grande mano, invece si è trovati ancora con gente che evidentemente il calcio non gli piace, non lo ama. Per fortuna, ripeto ancora, abbiamo il signor Pirovano che ci danno una grossissima mano e poi via dicendo, ormai ve l'ho già detto, le più piccole che ha nominato il presidente, e quindi cerchiamo di sopravvivere, però è ovvio che non c'è nessun mare mosso in società, questo ci devo dirlo, perché il mare mosso è solo e semplicemente sugli sponsor, quello che diciamo già credo da almeno due anni e mezzo. Perfetto, adesso Fiorenzo Radogna. Sì, ecco, una sola domanda, difesa, centrocampo, attacco, cosa si aspetta ancora il direttore da questo mercato? Una in entrata? Sì, in entrata, beh, oddio, se guardo Fracchiolla mi dice zero, se guardate me vi dico che forse Fracchiolla, non vi dico molto di più perché tra parentesi lui è segreto, fra poco faccio fatica a saperlo io, però qualcosina credo che lui sta inventando ancora, dai. Qualcosina potrebbe entrare, ripeto, se avessimo avuto gli sponsor, ma noi perché lo ripeto perché ci sono loro, perché la realtà, non dico tanto, ma chi potesse avvicinarsi al signor Pirovano forse ci aspettavamo anche due colpi ancora, tre, però capite che i soldi che ci sono e che arrivano li stiamo spendendo, sono qui, vedete, e quindi qualcosina ci aspettiamo ancora dal direttore sportivo che sta lavorando a 99 gradi, ma proprio non 100 perché, ma tanto, tanto. Ad ogni modo a livello di sponsor non è come dice lui, a livello di sponsor, chiedo scusa, le chiesi che non vogliono essere citate, non è proprio la tecnologia, però si fa sacrifici, però si continua a lottare per quando ci danno qualcosa. Purtroppo devono capire, ripeto per un'altra volta, che all'Ecco è la città di Lecco. Sul di Nuri ci fa un grosso valore tenere i piedi, ma non c'è più di Nuri andare avanti ancora. Spero che qualcuno ci veda. Le vie del Signore sono infinite, poi non c'è di mezzo il sottoscritto, magari c'è già qualcosa nel cestino. Signori, io ne ho sentite tante, adesso vado, perché ormai sono stanco, di voi giornalisti sono stanco. Ci parliamo troppo. Questo signore qui davanti che mette sempre la zizzania, non so, per mestruare. Non hai ancora visto niente, vedi chi domanda. Addio. Cosa dici? Che sfascia la società? No. Che vendiamo Iacolano. Che porti lo sponsor. Iacolano se lo vedo compro io personalmente, così siete a posto. Solo che un po' è dietro, se sono quella gamba poi dopo faccio un buco. Federico Pozzoni, giornale. Sì, direttore Maiolo, è il giorno anche di Patrizio Masini che viene confermato con il nuovo del prestito, quindi semplicemente due parole su questa conferma, cosa vi aspettate da questo giocatore che comunque è già stato da Lecco da gennaio
quest'anno, se un po' il fiore all'occhiello di questo mercato non cambia. Allora, da Patrizio credo che ci aspettiamo molto, perché noi crediamo, ma poi il direttore Franchiolla, lui è umile, però ha faticato a farlo tornare all'Ecco, perché lo volevano in tanti. Lui voleva scoprire le cose, c'era un sacco di squadre su Patrizio. Quindi Domenico ha fatto un po' fatica, onestamente, tant'è vero che se guardate ha firmato ieri, mi pare, quindi c'è stato un po' di, perché sono delle offerte abbastanza buone, quindi lui aspettava, molto lo aspettava. Fracchiolla noi tutti l'abbiamo spuntata, siamo felici, perché io vi ripeto, secondo me Patrizio, anche se così giovane, è il futuro del calcio Lecco ed è il futuro di tanti ragazzi che si vogliono giocare. Basta vedere la sua grinta, l'avete vista anche l'anno scorso, è un ragazzo di qualità lì che ha quella cattiveria, credo che all'Ecco farà molto bene. Grazie. Davide Tagliabue? No, non c'è. Okay. Lorenzo Colombo? Ecco, non ci sei. Sarei io, il collega. Ma in parte avete già risposto alla domanda, ha rilanciato anche oggi abbastanza appello agli imprenditori del territorio. Ma oggi le risorse della società permetterebbero di arrivare a fine campionato o c'è il rischio di mancare? Diciamo che fine campionato con il signor Paolo Di Luno, se ha scritto la squadra ci arriviamo, però c'è da pensare come pensa il sottoscritto, non possiamo andare sempre a sperare di nulla, dobbiamo creare qualcos'altro. Questo qualcos'altro, se devo essere sincero con lei, si sta già come una formica, però bisogna vedere i primi contatti che si prendono questi signori, perché se hanno delle gran chiacchiere poi dietro gli ha volato una batazza, invece devono firmare le garanzie, poi comincio a parlare, poi io le porto nel mio campo, io le ho sempre detto. Questi vogliono 5%, chiaro? C'ho già di me in mano, non le chiacchiere, eh? No. Questo rimane qui perché chi non glielo dice, rimane qui. Adesso Giorgia Colombo. No, sono a posto, grazie. Okay. Giorgia Colombo, chi è che lo scusa? Lecco Online. Ah, ecco. Lei non fa nessuna domanda. No. Così bella non fa nessuna domanda. Tipo Pressarelli, Telefono. Sì, praticamente tutti i colleghi, se posso permettermi questo termine, l'ha già detto. Io volevo chiedere però a Maiolo, dopo il 4-0 in casa col Grosseto, la bufera, parole di fuoco, in caso di facciamo tutti gli scongiuri, le prime tre partite vanno storte, può esserci l'out o comunque c'è l'intenzione di arrivare a fine anno? Ma secondo me non credo che ci sia nessun out, perché voglio dire, un allenatore nuovo, una squadra tre quarti nuova, bisognerebbe avere anche la pazienza, io parlo come dico all'Ecco, dico tutte le altre squadre, bisognerebbe avere un po' la pazienza anche di aspettare. Io mi auguro che non facciamo tre partite, tre sconfitte. No, ma me lo auguro anch'io come primo tifoso. No, io mi auguro proprio di no. Poi, onestamente, non ci credo, perché conoscendo il mister, vedendo loro all'allenamento, non penso che riusciamo. Ma io penso che però non c'è nessun out, perché non c'è stato neanche l'anno scorso. Avete visto benissimo che abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, perché abbiamo fatto anche male a tutte nascondere, e l'Agostino alla fine è andato fino a fine. Poi se volete che vi dico che il mister poi voleva anche andarsene, ma non certo per Lecco o per Nonna, perché ormai l'andata era quasi andata, tant'è vero che abbiamo vinto con le forti, abbiamo perso con le piccoline, mi pare che agli occhi di tutti, però a Lecco, almeno da quando ci sono io e Fracchiolla, gli allenatori che dopo tre partite ne sono andati via, non mi pare, insomma. Quindi penso di no.